Il senso di questo progetto è appunto la rete e la cittadinanza attiva. Il fatto di aver scelto questo luogo grazie al partenariato con la provincia di Brindisi all'interno del progetto non è un caso, infatti il luogo ha una pianta circolare che dà il senso proprio dello stare insieme della rete. Le associazioni che hanno partecipato al progetto, oltre all'associazione Mamadou che è capofila, sono l'associazione Io Donna, l'associazione Compagni di Strada, l'associazione Solidarietà Creativa. Ah, è l'associazione Migrantes. Abbiamo creduto sin dall'inizio che l'idea di un progetto in rete che avesse come obiettivo non solo l'integrazione con i nostri fratelli migranti, ma anche un'interfaccia con la cittadinanza, perché in questo progetto che durerà 2 anni e è finanziato e sostenuto dalla Fondazione Con il Sud, ci saranno svolte una serie di attività e di laboratori che comprenderanno non solo quello che si inaugura stasera, che sono solo 2 delle attività previste, sono lo spazio bottega del commercio equosolidale e lo sportello informativo migranti, ma anche uno sportello informativo per le donne migranti, un laboratorio di formazione di informatica, formazione continua e orientamento al lavoro, e quindi vogliamo fortemente che questo luogo dia un segno forte alla cittadinanza di integrazione, di non pregiudizio, del fatto che lavorare insieme si può.